Guardi un'infinità di serie TV e non hai il tempo per seguirle tutte? La nuova stagione è uscita da poco e non ti ricordi niente delle precedenti? Serve qualcuno che si prenda l'impegno di riassumerle tutte. Stavolta è il turno di una produzione sicula romana campana. In questo video riepilogheremo la storia de I Causi I Catta. Antonino è un uomo misterioso che conduce una doppia vita. Da una parte è un presidente di una squadra di calcio che si fa chiamare il Patron, dall'altra è un imprenditore che si presenta in giro come self-made man. Dopo aver visto precipitare il suo sogno low cost ed essere stato denunciato per aver tentato di comprare delle partite per salvare il suo Calcio Catania dalla retrocessione in Lega Pro, il Patron si mette in testa di riportare al più presto in Serie B il suo club. Per farlo mette in piedi una squadra che lui osserverà lavorare dall'esterno, in stile Grande Fratello. Le regole per i membri della squadra sono semplici. 1. Fare sempre riferimento agli anni della Serie A. 2. Affermare che non esiste rilancio senza risanamento. 3. Sottolineare in ogni circostanza che il Catania ha risanato con i soldi della proprietà per mettere dalla propria parte l'opinione pubblica. 4. Incolpare sempre gli altri, soprattutto la stampa, per distogliere l'attenzione. La squadra è composta da 6 persone, ad ognuna delle quali è stato assegnato il nome di una città. C'è Londra, commercialista e amministratore giudiziario. Poi Spalato, scopritore di giovani talenti, almeno per lui. Poi c'è Catania, un avvocato con una passione per la politica, gli ex presidenti della regione e gli incarichi pubblici, soprattutto quelli legati agli aeroporti. Poi c'è Pescara, un allenatore con difficoltà a instaurare rapporti personali. Poi Livorno, un leader massimo di altri tempi. E infine Napoli, il tuttofare, il fuoriclasse della squadra. Dopo una preparazione di parecchi mesi in impianto all'avanguardia nazionale, mondiale potremmo dire, la squadra entra in azione. Ma cosa occorre per riuscire nel piano? Semplice, si fanno degli ostaggi sfruttando la sindrome di Stoccolma, cioè facendo sì che la vittima sviluppi uno stato di dipendenza affettiva e successivamente un rapporto di complicità con il suo rapitore. E gli ostaggi, almeno all'inizio, sono un botto. Ok, non è che tutti però vengono colpiti dalla sindrome di Stoccolma e restano con le mani in mano. Là fuori, ad indagare e a insospettirsi, qualcuno c'è, ma viene snobbato, fatto passare per facinoroso e infine isolato. Nell'impianto all'avanguardia intanto cominciano i primi problemi. Spalato saluta tutti perché nella vita certi treni passano una volta sola. Poi tocca a Pescara, scaricato per abuso di amari, il cui posto viene preso da Livorno, un ex militante comunista con il vizio del gol. Poi è il turno di Arturigno, che organizza una fuga facendosi aiutare dai suoi fedelissimi steward, seguito da Orazio, che depone scope e palette, e infine da Nigno, che stanco dei cabrio, lascia a piedi tutto. Nel frattempo, manca a farlo apposta, si scopre che il Patron da tempo utilizza una sorella, una consorella, nemmeno una socia, va insomma una di famiglia, per prendere i fondi necessari per il rilancio. E lo fa come se non ci fosse un domani. Catania da questo momento in poi cerca di sviare i sospetti, ma ormai il piano del Patron e della sua squadra è stato scoperto. Napoli allora intuisce che la situazione sta sfuggendo di mano, che il non esiste rilancio senza risanamento comincia a non fare più effetto e così, davvero fuori classe, annuncia di lasciare la squadra e che un certo Foggiano è interessato a comprare il Catania. Due colpi di scena, si sa, sono meglio di uno. Il Patron e Londra però si oppongono, anzi no, vabbè, diciamo che siccome è lui che ha creato tutta questa confusione, è meglio che resti al suo posto, tanto nessuno farà obiezioni. Poco dopo Napoli, approfittando della nascita di un comitato composto da noti imprenditori e non solo del territorio, che si dovrebbe contrapporre al Foggiano per l'acquisto del Catania, ha uno dei suoi colpi di genio. Manda un WhatsApp ai giocatori, pensando che questa possa essere la soluzione per risolvere tutti i problemi. Livorno viene a sapere questa cosa e pensa che una strategia così sofisticata è certamente stata programmata e pianificata per bene.
Inizia così a chiamare giocatori svincolati, fuori rosa e a riposo forzato. E bingo, arrivano Curcio, Vicente, Mannè e Salandria, appunto. È la svolta, ma ancora non si capisce per chi. Questi giochetti però fanno crescere l'attenzione sulla squadra del patrone, che all'improvviso ha più occhi addosso di una pornostar in un film sulle gang band. Il risultato? Il tribunale, per provare a fare chiarezza sugli affari del self-made man, pardon, del patron, nomina 3 commissari. Intanto nell'impianto all'avanguardia Napoli comincia ad agitarsi dopo aver capito che il suo claim non esiste rilancio senza risanamento ha perso appeal tra la gente e decide così di forgiarne un altro. Debiti pazzeschi. Non perde occasione per ribadirlo mentre il patrone e Catania passano le loro giornate a cestinare PEC ed evidenze fondi perché la Serie B è lì, ad un passo, e del Foggiano come del comitato si sono perse tracce ed evidenza fondi. Così, in un momento di nostalgia, il patron torna allo stadio sorridente, ma si accorge che la maggior parte degli ostaggi è riuscita a scappare. Ne restano pochi. Quelli rimasti credono ancora che il piano della squadra, messo in piedi dal patron, possa riuscire. Ma si sa, non tutte le ciambelle riescono col buco.